o deprendono. Ed è la storia del mostro di Firenze. Dice, ci sono ancora cose da dire sul mostro di Firenze e chissà quante ce ne saranno se stiamo a guardare quello che sta succedendo. Oggi io ho un ospite particolare, un documentarista, Paolo Cochi, che ha fatto una serie di puntate sulla storia del mostro, 8-9 puntate, e il lato oscuro, la zona oscura. E sono andate su questo emittente, sono andate al loro tempo. Ma Cochi ha fatto un'altra cosa, ha fatto ultimamente un'intervista a un personaggio che fino ad oggi non avevamo mai sentito, o meglio, era stato sentito dagli inquirenti, aveva fatto una serie di dichiarazioni, ma queste cose non erano mai uscite fuori. Allora, possiamo vederla questa intervista, intanto prima... Di tutto, come l'hai trovato questo personaggio? No, è un personaggio che forse non è noto, non è stato messo in evidenza sufficientemente dai media. Un testimone che vide una persona, una certa circostanza nel delitto del 1984 di Vicchio. Delitto di Pierontini? Di Pierontini e Claudio Stefanacci. Sì. Oltre a lui ci sono altri personaggi, altri testimoni soprattutto, più che personaggi, che videro sempre questo individuo dell'identikit famoso del 1984 in delle situazioni estremamente significative, cioè sulla scena del crimine, al bar della povera Pierontini e appunto in una situazione dove c'era la coppia di ragazzi, quindi insieme allo Stefanacci. Quindi questo identikit di questo personaggio ritorna in più momenti in zone diverse per diversi delitti o sempre nello stesso delitto? No, qui parliamo del delitto di Vicchio, sempre quindi nell'84. Poi l'anno dopo ritornano altri due avvistamenti abbastanza simili. Ma non dello stesso personaggio? Sembra, dall'identikit sembra lui, che però questo di Vicchio sicuramente è lui, nel senso che io ho appunto trovato queste testimonianze a verbale, le ho pubblicate nel libro. Cioè erano già state raccolte dagli inquirenti? Erano state raccolte nell'immediatezza dei fatti, cioè. Io le ho rinvenute nelle carte d'indagine e ora sono andato a sentirli, quindi l'aspetto nuovo è risentire e soprattutto incrociare questi dati, perché non erano stati incrociati, cioè era abbastanza nota. Molte cose non sono state incrociate in questa inchiesta, questa lunghissima inchiesta, c'erano da incrociare tante cose e non sono state incrociate. Sì. Non lo dico io, l'ha detto la sentenza l'ultima sentenza del Tribunale sul mostro di Firenze, dove ha assolto Pacciani per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, poi è rimasto... E quindi tu hai intrecciato queste... Sì, io ho intrecciato queste testimonianze e le ho poi verificate sia a livello documentale che a livello personale, ritrovando alcuni di questi testimoni. Ecco, allora facciamo una cosa, vediamo questa intervista, uno spezzone di questa intervista. Piccolo brano, sì. No, non tutta l'intervista intera, e poi discutiamo su alcuni aspetti. Io pregherei la regia di mandare l'intervista. Questa persona era una persona grossa, distinta, vestita elegante, giacca, camicia, insomma completo, di luglio mi sembra fosse stato, di faccia piena, rossiccio, di anche un pochino di carne e capelli rasati. E questo... Stempiato? Sì, cioè aveva capelli a zero, insomma... veramente cortissimi. E nota bene che aveva anche un anello al dito, un bel anello. Questo entrò subito dopo che entrò la coppia che vende per fare merenda e si misero, la coppia di Arontini e Stefanacci si misero a sedere a tavolino. Lui invece prese una birra al banco
e andò a berla fuori in un tavolino, e aveva lo sguardo puntato fisso su questa coppia. Io ci feci caso, perché proprio quella domenica era la prima domenica che avevo l'obbligo di registratore di cassa, insomma, di... e allora guardare questa persona cosa volesse guardare, ecco. E poi quando i ragazzi si alzarono, lui che aveva sempre la vita intatta, piena, e calice di vita, beve tutto, quasi tutto d'un sorso, e riportò il calice sui bar, ai banco di bar, e si incrociarono, cioè loro uscivano e lui rientrava, e questo gli dette una guardata. Ho detto, guarda, e potete, non va bene questo. Poi dopo loro uscirono. Uscendo, loro avevano la macchina, avevano una Panda bianca proprio parcheggiata davanti. Però lui, non so come fosse arrivato, perché in quel momento le site non c'erano, insomma, mezzi pubblici non passavano a quell'ora. E la macchina lì davanti non ce l'aveva. Sul verbale dice Celestina, lei. Eh? Sul verbale dice una Panda Celestina. Sì, una Panda chiara. Panda chiara. E presumibilmente la macchina lui l'aveva dietro, nella traversa dietro, però poi non potete vedere perché in quel momento, quando incontrava la gente, però non aveva parcheggiato, non avevo parcheggiato davanti, come non avevo parcheggiato quei ragazzi, pur essendoci posto di parcheggio, non aveva parcheggiato davanti. Ecco, dunque, evidentemente lui è stato sentito dalle forze dell'ordine che portavano avanti l'inchiesta, ma non ritennero che le informazioni... No, ritennero, perché venne richiamato altre volte per dei riconoscimenti, queste sono tutte cose che mi ha raccontato lui, e poi esistono gli atti. E qui abbiamo visto uno spezzone dell'intervista, poi ci dice altre cose e soprattutto ci dicono altre cose altri testimoni, che appunto descrivono un personaggio delle stesse caratteristiche, come dicevo prima, nel luogo del delitto, nel bar della Piarontini. Ecco, il bar della Piarontini, ora, bar della... era il bar vicino anche al posto del punto dell'omicidio? Era abbastanza vicino. Perché c'era il ponte, mi ricordo, sì, e c'era il bar. Ecco, più o meno sono stato anch'io in quel bar a suo tempo a vedere, e quindi era abbastanza vicino alla zona dove fu commesso poi un paio di chilometri più avanti. Sì, bastava incrociare questi verbali e ci si accorgeva che c'era comunque una persona ultra sospetta, non sospetta, più che sospetta, che aveva appunto molestato le colleghe della Rontini. Chiaramente stiamo parlando di un identikit che ritroviamo l'anno dopo da parte di altri due, abbastanza simile, cioè l'anno dopo a Scopeti. Ho fatto un po' un lavoro di incrociare i dati e di scrematura delle testimonianze. Ecco. Mi ricordo che l'identikit degli Scopeti ebbe anche una strana sorte, arrivò al giornale, poi dal giornale ripassò ai carabinieri, e ci furono diversi, come in tutta questa inchiesta, ripeto, c'è stata una gran confusione. Certo. La cosa interessante che dice il testimone che abbiamo visto, e questo lo dice lui, che nel contenuto gastrico della ragazza, perché lui dice che i ragazzi consumarono un determinato pasto, no? La ragazza consumò un determinato pasto, e lui ci racconta che fu rinvenuto nel contenuto gastrico questa pietanza che aveva mangiato. Io ho controllato l'esame autoptico, non risulta proprio così, perché l'esame autoptico non ha un esame ulteriore chimico, e quindi ci vorrebbe il verbale autoptico e sapere se è stato fatto l'esame chimico dei componenti, certo, di quello che aveva ingerito. Esame autoptico c'è scritto sommariamente, c'è scritto delle sostanze di carne, un tot, così sommariamente. Quindi forse gli inquirenti avranno a disposizione questo verbale autoptico, ma io credo che, questo me lo dice lui, che
se l'hanno richiamato più volte per dei riconoscimenti, evidentemente l'hanno ritenuto attendibile all'epoca, che forse non hanno incrociato altre testimonianze così come è stato fatto nel documento. Sai, poi l'inchiesta dopo gli scopeti prese un via particolare, cioè si arrivò a identificare come mostro di Firenze il Pacciani, ormai si convogliò come un fiume tutta verso i compagni di merende e verso il Pacciani, cosa che poi il processo di appello annullò completamente su richiesta dello stesso pubblico ministero, della pubblica accusa, Piero Toni, che chiese di proscioglimento assoluto e definì l'inchiesta una cosa orribile e piena di errori. Io dico sempre che il mostro di Firenze è un coniglio che ogni tanto spunta da un cilindro, no? Tu forse lo sai meglio di me perché te ne sei occupato anche recentemente in modo molto, molto ampio e approfondito. Mi sembra però che stiano sortendo fuori altre cose. Ora, che verità possono esserci secondo te nella storia del legionario di Prato? Ma io di solito ho sempre evitato un po' di parlare di indagini in corso, però questa ho la sensazione che non ci sia un movente chiaro, e si parla di la pista di servizi segreti, di pista politica, pista nera. Sì, che poi anche qui bisogna capire tutte queste piste perché esistono. Per quale motivo ci deve essere una pista nera, sai, una pista bianca? Ma infatti il discorso politico ritengo sia assurdo. Quando non si viene a capo un po' in questi fatti, molto spesso si tirano fuori le cose più astruse, no? Sì, certo. Quindi i servizi segreti servono apposta per essere tirati fuori quando non quadrano. Nel momento che fanno comodo. Quindi... Io, ecco, per rispondere alla tua domanda, io ho sempre evitato di parlare di indagini in corso, perché è giusto che gli inquirenti facciano il loro lavoro. Sono tutte notizie che vanno sui giornali. Quindi hanno riempito i giornali quest'estate di questa vicenda. Io non vedo né movente. Personaggio è un personaggio indagato ancora prima di Pacciani, quindi nell'85 già fu perquisito, quindi non mi sembra un vecchio coniglio ritirato fuori da un vecchio cappello, però tutto questo fa pensare che le storie terribili come la storia del mostro a qualcuno facciano comodo. Dai giornali, per carità, mettiamoci sotto accusa, le televisioni, i giornali, agli inquirenti stessi, ma comodo nel senso che ti danno la voglia di andare a ricercare, di rivedere, di capire, di approfondire. Certo, la frenata a secco che è stata fatta con la soluzione di Pacciani, dette a Vigna che fu un po' l'ideatore di tutto questo. Soprattutto, se mi permetti, soprattutto la soluzione del farmacista, perché il fatto non sussiste. Quindi tutto il filone dei mandanti che vedeva Pacciani, Vanni e Lotti, esecutori dei delitti a pagamento, con la sentenza Calamandrei, dove il fatto non sussiste, praticamente ha ucciso l'inchiesta che era stata proposta all'allora procura, e soprattutto la procura non fece neanche appello a questa. Infatti. Pacciani è morto in attesa di giudizio, perché poi fu appellata, fu annullata per un vizio di forma, quindi la sua situazione giuridica è rimasta pendente, però questo poi viene chiaro dopo che i mandanti non c'erano, quindi... Sì, anche perché la storia dei mandanti è un'altra delle storie che i mandanti nel cercare una spiegazione, non so se te li sei data te, ma si è sempre cercato di capire perché quest'uomo o questi uomini colpissero. Io ho sempre pensato che fosse uno solo e non una banda.
ho sempre pensato che non fosse quel grande chirurgo molto bravo, perché avendo visto, io li ho visti, te forse li hai visti come me, i tagli del pube delle ragazze non erano certo tagli da chirurgo, erano bassa mascelleria. Il possibile che si continui a parlare per anni al fatto che i tagli erano perfetti, era tutta un'operazione, se tu hai visto le varie foto, vari sopralluoghi, assolutamente, eccetera, assolutamente era sì. Una bassa macelleria davvero, ma nel ragazzo e nella ragazza. Soprattutto la Pia Contini fu straziata. No. Ci fu un'evoluzione, no? Ricordi, il primo delitto c'era il bambino, quindi spara e scappa via, sì. Il mostro. Nel secondo non ci sono scissioni, quindi feticci a chi? Venduti a no. Chi? Nessuno. Nel terzo abbiamo la prima scissione, quello dell'81. Quindi il discorso che bisogna chiederci è domandarsi qual era il movente. Allora, il movente è chiaramente la matrice sessuale, la matrice, certo, paranoica, compulsiva. Compulsiva. Quindi adesso, prima c'era il discorso, le sette esoteriche, il movente era feticcio a pagamento, è stato, diciamo, cancellato, quindi, come dicevi tu, questa frenata. Sì, anche questo fu un filone che entusiasmò una vita, sì. Tutti questi segni esoterici, questi segni, anche questo assolutamente ti, no. Dà però, ti dà però al pubblico queste cose piacciono, ma sembrano buttati lì in pasto ai leoni nel circo. Suggestive. Come l'ipotesi attuale, suggestiva, i servizi segreti, deviati, la pista nera, suggestiva, però agli atti, alle carte non risulta niente. Senti, ma in un'inchiesta dove un giornalista, tra l'altro un giornalista del mio giornale, Mario Spezzi, viene perseguito, anzi perseguitato con le chips d'ascolto in auto, in casa, con tutta una serie di effrazioni fatte per sistemare le medesime, con l'arresto, tenuto in carcere come mandante dei delitti del mostro. Allora mi ricordo, noi al giornale dicevamo: arrestate anche noi, perché l'abbiamo mandato noi a fare quei servizi. Si creava un clima che era un clima non riusciva più a rimanere in un argine. Ma io credo che questo sia uno dei motivi perché non si è mai risolto il caso del mostro di Firenze, perché molto spesso si è pensato più al litigio, no? Tra l'inquirente, il giornalista o il magistrato piuttosto che andare a vedere all'inchiesta vera e propria. Cioè, questa è costellata di una serie di contro contigue, no? Di liti contigue, che poi alla fine non hanno nulla a che vedere con i delitti. Cioè, andiamo a vedere i fatti, andiamo a vedere le carte. Smettiamola con queste, diciamo, supposizioni. Per esempio, si è supposto che Pacciani fosse morto non per morte naturale. C'è la perizia, certo, del professor, certo, Marello, medico legale, certo. Infarto, morte naturale, sottoscritta, confermata e analizzata. Però si buttano lì queste, no? Queste cose, Pacciani ucciso, i soldi di Pacciani, Pacciani miliardario, agli atti, io te lo dico perché l'ho appena letti, estrapolati dal processo Calamandrei, Pacciani nel 1986, quindi anno della fine dei delitti, sì, aveva 80 milioni di lire, che è, sì, un bel gruzzoletto, abbastanza, però... Cioè, non era il tesoro che sì. Quindi andiamo sulle cose serie, andiamo sui documenti, io credo che la parte migliore di tutta questa inchiesta sia stata quella processuale, alla fine
che non ha finito nulla, ma per una serie di motivi. Anche lì si sono arenati un po' la morte del Pacciani, poi tutta una serie di altre cose. Oggi, come si diceva, torna a galla servizi o non servizi, necessità di rivendere notizie o di non rivenderle, necessità di qualcuno di essere protagonista, ma un personaggio che sparisce 40 anni fa e riappare oggi autoaccusandosi di essere il mostro è abbastanza fuori del comune, mi sembra. Beh, in realtà lui non si accusa, da quello che sappiamo dai giornali c'è ben poco, nel senso come indagine, però non sappiamo nulla perché c'è ovviamente il segreto istruttorio. Da quello che risulta dai giornali, da quello che viene riportato, secondo me siamo lontanissimi, ma per accusare, per sostenere un'accusa così grave, perché qui parliamo di 8 duplici omicidi, e ci vogliono le prove. E le prove a 40-50 anni di distanza? Le trovi più? Non le trovi più, o comunque non quale potrebbe essere una prova? Il DNA, solo quello? O un testimone che confessa? Non mi pare che ci sia nulla di tutto questo. Bisogna essere un testimone serio. C'è Lotti. Se il legionario che dice sono stato io, per carità, poi in tutto questo si può sbagliare, il legionario può essere convintissimo di essere stato lui. No, ma lui non ha detto questo. Ma, no, Dio, per carità, il fatto non è quello. Il fatto è che rimane di questi 40-50 anni di storia, rimangono un po' di ragazzi morti in una maniera terribile. Sì. E che non riusciamo a dare a chi è sopravvissuto una pace perlomeno morale, perlomeno così. Questo è il terribile di questa storia. Sì, perché si ricontinua, o si hanno degli elementi seri, allora si riapre, io parlo giuridicamente e a livello di indagine, certo. E si riapre seriamente. Oppure io direi che questa storia può essere raccontata da un punto di vista storico per quella che è, cioè un caso non risolto, con delle sentenze passate in giudicato per alcuni delitti, contestate dallo stesso PG, parlo di Piero Toni, parlo di anche Daniele Propato che sul processo Vanni chiese l'assoluzione di Vanni e la calunnia di Lotti. Questi sono tutti dati che pochissimi giornalisti hanno riportato, però adesso non voglio schierarmi da un lato o dall'altro perché non è corretto, vedendo la situazione nell'insieme è una situazione assolutamente non risolta. Quelle sentenze lì sugli ultimi 4 omicidi, sui complici di Pacciani presunti, non hanno convinto quasi nessuno. Ci sono, vengono rispettate, però in un racconto storico in retrospettiva bisogna anche segnalare tutte quelle erano le defezioni di quelle indagini e di quelle sentenze. Anche perché i complici, insomma gli accusati in genere di tutta questa storia erano dei poveri emarginati dalla società. L'unica prova è Lotti che si autoaccusa e chiama in correità Pacciani e Vanni, però Lotti, come abbiamo anche evidenziato non solo noi nel libro, ma tantissimi altri esperti della vicenda del mostro di Firenze, a livello giuridico, a livello investigativo, criminologico, tutti, dice una serie di menzogne incredibile. Sì, sei un bugiardo matricolato. Si basano esclusivamente su quello. Il giorno della morte non fu la domenica 8 settembre, ma è stato scientificamente dimostrato che avvenne o il sabato o addirittura il venerdì. O il venerdì. E noi purtroppo il tempo ci rincorre, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata. Spero che tu continui a fare queste indagini che stai facendo, che sono piuttosto interessanti, ma mi sembra che tu le faccia solamente te alla fine,
e spero che alla fine sorta veramente qualcosa di nuovo fuori e chiarisca definitivamente questa lunga, incredibile e terribile questione. Ce l'auguriamo. Io ora sto lavorando sul delitto di Via Poma, quindi dovevo uscire allora, con il libro, allora devo sospendere. Hai cambiato strada, ci sposteremo a Roma e speriamo di potervi dare delle notizie migliori più presto possibile.